Ciao a tutti amici Tecno Android, siamo ancora di Faberlino 2017, siamo allo stand SBS, naturalmente un'azienda italiana, italianissima, quindi anche Italia presente qui a Berlino in questa fiera internazionale della tecnologia. Questa volta facciamo una review un po' più particolare, vi vogliamo far vedere dal vivo com'è uno stand qui a di Faberlino 2017 e cogliamo l'occasione di farvi vedere uno stand per l'appunto italiano. Andando a vedere poi i prodotti che sono stati presentati, effettivamente i nuovi prodotti presentati da questo gruppo. Arriviamo subito alle power bank, naturalmente presenti tantissimi prodotti. Le power bank però sono quelli più recenti, power bank tradizionale con da 10.000 mAh, 6.000 mAh, la vera introduzione è la possibilità di una power bank con ricarica wireless, quindi con l'introduzione, anzi la possibile, più che probabile introduzione della ricarica wireless su iPhone 8, anche SBS si è adeguata, quindi ha seguito il mercato e anzi come pioniera, una delle prime aziende a seguire il mercato ed ha presentato queste ricariche, queste power bank wireless. Ancora andiamo a vedere altri prodotti qui sempre ad in questo stand SBS. Voilà, facciamo una piccola panoramica dell'intero stand, continuiamo, arriviamo subito alle power bank. Queste sono le nuove selfie power bank, un'introduzione particolare, sono da 5.000 mAh, quindi amperaggio medio normale, però le dimensioni sono anche piuttosto contenute, blocco leggero, ipotizzo 300 grammi, presente il LED, micro USB 2.0, USB naturalmente. E allora qual è la particolarità? La particolarità è che tramite l'applicativo proprietario di SBS è possibile anche fare fotografie, quindi una sorta di selfie power bank, proprio si chiama in questa maniera. Altre power bank, questa qua è la Tagi power bank, possibilità, anzi introduzione del display oltre identica alla precedente, solo che vi è la possibilità di vedere a display la percentuale di batteria. Il Tagi Kit, quindi che se collegato tramite Bluetooth al nostro dispositivo Android o iOS tramite app che è la Go Tracker, sarà possibile ricordare dove abbiamo parcheggiato la macchina, dove abbiamo lasciato le chiavi, i posti che abbiamo visitato durante un viaggio e così via. Ancora app Gotan presentata insieme alle nuovissime cuffie wireless, leggerissime. Quando le ho provate in mano sono rimasto estasiato. Esteticamente particolari, abbiamo una pelle nella parte superiore, qui è un tessuto rosso, solo questa colorazione è disponibile, non le abbiamo provate, ce le manderanno comunque in recensione, in revisione per una review approfondita. Possibilità poi naturalmente di regolare tramite l'app anche proprio la qualità sonora. Questi sono tutti prodotti già che sono stati presentati al Mobile World Congress, li abbiamo visti insieme qualche mese or sono. L'ultima introduzione, l'ultima novità introdotta e portata qui a di Faberlino 2017 da SBS è questa bilancia digitale, tecnologica, smart. È una bilancia grazie alla quale sarà possibile naturalmente pesare i prodotti, ma al tempo stesso comunicante tramite app che è la Go Life Plus, disponibile per Android ed iOS, e scoprire tutte le calorie, i prodotti che sono stati mangiati. Quindi è una vera e propria app che ci permetterà di comprendere appieno come gestire il nostro piano nutrizionale giornaliero. Bene, da IFA Berlino 2017 per lo stand SBS è tutto, un saluto a tutti.